ci crederai, caro Parenzo. Questo è l'inno della Corea del Nord. Dirai che sono fissato ancora una volta, ma qui abbiamo con noi il presidente dell'associazione di amicizia tra Corea del Nord e Italia, Cristian Pivetta. Buonasera. Eccoci qua. Buonasera, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Oh. Corea del Sud sarà. No, Corea del Nord. No, non Corea. No, hai sbagliato, non è possibile. No, è Corea del Nord, ti assicuro. Rassicuri Parenzo, lei ama Repubblica Democratica, Repubblica Popolare Democratica di Corea. Vabbè, ma questo è uno scherzo, Pivetta, lei non ci crederà. Dai, hai sbagliato, è del sud, cioè quella americana. Cioè quella occidentale, quella dove si vive bene, dove si vive in libertà, o no? Guardi, quella dove si vive bene in libertà, oserei dire che quella del nord, visto che le persone non si suicidano come avviene nella Corea del Sud. Ma a parte che le persone si suicidano anche al nord, insomma. Sì, no. Le persone vengono fatte fuori con la pena di morte nella Corea del Nord, no? La pena di morte c'è in molti stati all'interno del mondo. Sì, lì però è una piccolo cosa particolare, che in quella del nord, diciamo, le pene vengono date in base, come dire, al guizzo del grande capo, senza nessun processo. Comunque, no, è stato. Allora, se lei si riferisce all'uccisione del signor Zhang Song, no, io mi riferisco lo zio, parliamo dello zio. Ecco, esattamente. Questa persona è stata, ha tra l'altro anche confessato davanti a un regolare tribunale. Un tribunale, come abbiamo noi i tribunali, ci sono tribunali anche nel paese. Non vorrà dire che i tribunali della Corea del Nord sono uguali a quelli che si fanno in Italia? Ci sono dei tribunali che funzionano sicuramente meglio, visto che qua non funzionano i tribunali. No, ma l'autonomia rilasciano i criminali in giro per strada, da noi, di commettere e riuccidere nuovamente altre persone. In Corea queste cose non si fanno. Allora, in Corea il signore, se ci riferiamo al signor Zhang, è stato condannato per dei crimini contro lo Stato. È stato eseguita una sentenza a morte. Ma lei ci crede a queste cose? In che cosa devo credere? No, crede per davvero che lui complottava contro lo Stato e dunque è giusto? Assolutamente. Per carità, sì, dunque è giusto condannarlo a morte? Ma è giusto, ci sono delle leggi e queste leggi, come in ogni Stato. Ma lei è un mostro. Come negli Stati Uniti vengono applicate le leggi. Ma è diverso, negli Stati Uniti non è che se uno complotta contro lei viene condannato. Negli Stati Uniti ci sono 5 cubani, lei non so se ha conoscenza della storia, che sono detenuti illegalmente all'interno di quel paese, che non hanno commesso nessun reato, sono condannati all'ergastolo. Negli Stati Uniti vengono applicate le sentenze di pena di morte, per cui... Scusi, signor Pivetta, lei è stato quante volte in Corea del Nord? Io ci sono stato 2 volte, lei? Io mai. E lei mai, quindi forse... Che fa di mestiere qui in Italia? Posso permettermi di avere una piccola visione leggermente superiore alla sua, forse. Dipende cosa ha visto in Corea del Nord. Se è stato portato in giro dagli sgherri del regime è una cosa. Guardi, si è anche abbastanza liberi di girare, di chiedere di andare ritiene opportuno andare. Scusi, ma lei che mestiere fa qua in Italia? Ma io lavoro nel settore delle ferrovie, nel settore ferroviario. Capostazione. Ah, abbiamo nelle ferrovie un fervente comunista nordcoreano. D'altra parte pure l'attuale amministratore delegato delle ferrovie era nel... Forse... Non è esattamente, non sono dipendente delle ferrovie, di un'altra compagnia della quale preferisco non fare il nome. Scusi, ma i capostazioni mica devono essere per forza dipendenti delle ferrovie o no? No, beh, capistazioni ci sono anche ferrovie in concessione, ci sono reti metropolitane e quant'altro, quindi sono altri settori. Comunque, se volete farmi tutte le domande che ritenete opportune, siamo la Repubblica Popolare di Corea. Beh, siamo qui, ma siamo anche stupefatti. Siamo stupefatti, caro Parenzo, no, di questa cosa qua. Cioè, secondo lei c'è più libertà in Corea che in Italia, per esempio? Ma guardi, io farei questa domanda alle persone che in Italia non hanno un posto di lavoro, dai 10 milioni che non hanno un posto di lavoro, se sono liberi. Ti prego, rispondi tu, dai. Mi faccia parlare, se sono liberi magari di mettersi su famiglia, di comprarsi una casa, ad esempio questa è una cosa che regolarmente avviene in Corea, visto che la casa viene data gratuitamente da parte dello Stato. O se no, se ci raffrontiamo ad altri paesi dove comunque i diritti umani, cosa sono i diritti umani ad esempio? La possibilità di avere una casa, un lavoro, un'istruzione gratuita, un accesso gratuito alla scuola, alla sanità pubblica, eccetera. Questi sono i punti di partenza, poi su tutto il resto. La dittatura. Volevo capire. Sì, dimmi. Lei, gentile capostazione, anche simpatico, ha questa associazione. Sì. Dove sostanzialmente propaganda tutto quello che la Corea del Nord fa.
No, ma io non propagando niente, guardi, io le spiego, io sono, ho visitato la Corea nel 2009 per la prima volta, per curiosità. Ma lei ha conosciuto il presidente, questo qua, questo Kim Jong-un? No, io non ho vicinanze così. Ma scusi, ma perché lei ama la Corea del Nord? Scusi, allora, le stavo dicendo appunto... Ma qual è la cosa? Corea... Era comunista, quando era più giovane era comunista? No, le dico, io sono stato in Corea con la curiosità, pensando di trovare un paese grigio, nero, con la gente abbruttita... E pensavo di trovare un paese, da come lo dipinge la stampa qui da noi, terrificante. Quando invece visitai quel paese mi resi conto che era un paese in cui la gente viveva tranquillamente bene, si divertiva più di quello che probabilmente ci divertiamo noi. Cantano, ballano, mangiano e bevono. Sono in uno stato tranquillo che nessuno conosce. Ma dai, su. Più colorato di quello che, ripeto, viene dipinto in questo paese. E che continua ad essere, la stampa continua a dare una... Ma c'è la dittatura, visione. C'è la dittatura! Mi dica perché c'è la dittatura, dai, su. Che dittatura c'è? Ma come che dittatura c'è? Ci sono libere elezioni? C'è libera stampa? Lei lo sa che il 9 di marzo ci sono le elezioni in Corea ma del quale, Nord? Chi si presenta a queste elezioni? Chi si presenta a queste? Internet, l'opposizione? No, l'opposizione? Certo, ci sono 5 partiti politici in Corea del Nord. 5. Lei lo sa quali sono? Sì, quale 5. Le faccio l'elenco. Sì, sì. Ci sono 5 partiti politici. Sì. C'è un'assemblea popolare. C'è una guerra, guardi, c'è una battaglia elettorale in Corea del Nord che ne parlano tutti. La battaglia elettorale in Corea del Nord. Senta, la smetta di dire stupidaggini. No, è una dittatura comunista. Una delle poche che ancora è rimasta. Lei dal suo salotto, non avendo neanche mai messo un naso dentro quel ma paese. Che c'entra? Ma basta sapere alcuni indicatori che vengono comunicati da tutte le maggiori organizzazioni internazionali. Ma non dica stupidaggini. L'indicatore del 99,9% del grado di istruzione, perché non lo propaganda invece di dire esclusivamente. Ma che quello è tipico di tutte le dittature. È tipico. Tipico ma, di tutte le dittature. Scusi, ma voglio dire, ma benvenga un sistema che mi permette di avere il 99% di ah, benvenga, certo. Sì, ripeto, certo. Un attimo solo, Pivetta. Mi dica. È la zanzara. Soldi miei. Pivetta. Sì. Ma io preferisco però pagare la mistress piuttosto che qualche serie, politico. Senta, Pivetta, lei che è un ammiratore della Corea del Nord, che ci dice di parlare di cose serie, che le pare una cosa seria, una cosa del genere. Ma lei vorrebbe andare a vivere lì o no? Guardi, io ho presentato domanda ufficiale per andare lì un periodo. Ma quanti quindi... siete in questa associazione? Guardi, siamo diverse migliaia. Ma quale diverse? Ah, in tutto il mondo. In Italia quanti siete? In Italia non siamo in tanti, però è abbastanza. Quanti? 3-4? I picchiati in testa? Quanti siete i picchiati in testa? No, non siamo picchiati di testa. 10, è 15. Un paese normale come tanti altri paesi. Ma non è un paese normale! Per quale motivo? Ma per mille motivi, lei lo sa benissimo. Me lo dica per quale lei motivo? Lei lo sa benissimo. Va bene, il paese normale è nostro, dove lavoriamo fino a 70 anni, lo sa? Lei si vede a 70 anni a condurre ancora la radio? Ma speriamo. A 70 ciao, anni. Ciao, a lunedì.